Corsa Fiat 500. Da poco in Canada, ma da sempre nei nostri cuori, bella, comoda da guidare e accessoriata. La Fiat 500 è pronta per voi e vi aspetta da Peel Chrysler Fiat al 212 Lakeshore Boulevard a Mississauga Road. Ci metteremo subito d'accordo con il prezzo, che vi assicuro sarà il migliore ed il più basso. Nobody beats a deal from Peel. Uva di raspata, mosti di qualità, vino in bottiglia o in bag in the box, spumante, analisi del vino e prodotti per curarlo. Milan Wineries, la mia, la vostra cantina. 6811 Steel Avenue West, 416-740-2005. Un saluto ad Alberto Milan del club Peppino Prisco di Toronto, Interclub Peppino Prisco, ma parliamo della Juventus e lo facciamo con un ospite d'eccezione, è stato guida del club juventino di Toronto, Roberto Bettega. Parlo di Fausto Di Berardino, dirigente di diverse squadre di calcio locali, ora rientrato con molta fortuna, credo, in Italia, si dà al vino. Fausto, buonasera, bentornato a Toronto. Paolo, buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori, buon anno a tutti quelli che stanno ascoltando. Senti, prima che vai avanti io ti faccio una domanda che è anche un assist pubblicitario. Dopo Juventus-Roma come hai brindato? Lo metti sul piatto d'argento. Allora, lo so, un buon pecorino di Berardino, adesso... L'hai messa su questo piano. No, sono venuto anche perché, a parte la famiglia, le figlie, rivedere le mie figlie, ma a salutare anche gli amici di Toronto, i miei soci, il signor Rinomato, Leo Rinomato e Carlo Rinomato, che sono i miei soci per i progetti italiani, per salutare gli sportivi italiani, per salutare juventini e non. L'altro giorno mi sono incontrato anche con Alberto Milan, che saluto di cuore, abbiamo pranzato insieme, un interista ad hoc, un interista molto obiettivo anche. Sì, tra l'altro, bisogna dare atto, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ma la Juventus ha ucciso il campionato? Ma guarda, io ricordo un campionato, se non vado errato, 1999, che la Juve aveva 9 punti a metà campionato, al girone di andata sulla Lazio, ma sai, con le nuove regole, 3 punti ogni partita, è tutto ancora in ballo, e Conte, l'allenatore della Juve, fa bene a ricordarlo alla sua squadra, perché 8 punti a metà stagione è come i vecchi 3 punti di una volta, quindi sì, come si suol dire anche forse dalle tue parti, metà del maiale è già appeso, però l'altra metà deve essere ancora appesa. Dopo i primi 20 minuti di Juventus-Roma avevo brutti presagi per i bianconeri, vedevo una Roma scatenata ed una Juve leggermente in difficoltà. Sì, no, ha lasciato che la Roma prendesse in mano le redini della partita, eravamo con degli amici a vedere la partita, eravamo un po' perplessi perché la Juve, giocando in casa con il calore dei tifosi e con il gioco che loro impongono sempre, mi sembrava un po' qualcosa di strano che la Roma potesse dominare a centrocampo. Poi è venuto questo gol e la partita è cambiata, perché giustamente la Roma doveva per forza attaccare. In tutti i modi questa è una squadra, la Juve, a prescindere da quello che i giocatori della Roma hanno detto, hanno voluto far arrivare il messaggio in diretto ai giocatori della Juve, questa è una squadra che lascia pochissimo agli avversari. Se noi andiamo a vedere tutte le partite che la Juve ha giocato in campionato, ma anche in Coppa dei Campioni, perché che se ne dica, la Juve è uscita da questa Coppa dei Campioni in un modo banale, in una maniera che forse se ripetono quella partita 100 volte le vince tutte, sì. Però la Juve, dicevo, lascia pochissimo agli avversari, Buffon è pochissimo impegnato, e i difensori, questo Barzagli che ha ritrovato la sua seconda giovinezza con Conte, e Bonucci che di rado sbaglia, e se sbaglia è anche umano,
e Chiellini che è una colonna, e poi il centrocampo che sappiamo tutti quello che è. Quindi questa è una squadra, ma anche così per scherzare, rispondere indirettamente a Totti e De Santis. Ecco, a proposito, fermati lì, perché ti volevo proprio portare su questo campo. Ad ascoltare proprio il portiere della Roma, De Santis, il merito è solo in gran parte del sistema, il sistema Italia, che avrebbe o aiuta la Juventus più di qualsiasi altra formazione. Il sistema che ha consentito alla società bianconera di costruirsi, per esempio, uno stadio all'interno del quale ha conquistato 9 vittorie in 9 partite, insomma, non è una cosa da poco. Il sistema che mi sembra è molto più dell'aiutino che era stato denunciato da Capitan Totti alla vigilia, no? Sì, guarda, allora io a De Santis sono qua per... Tra l'altro un tuo regionale, no? No, ma poi ci vediamo sistematicamente ogni mese, perché è grande amico del mio amico Walter di Guardia Grele a 20 km dal mio paese e si cena spesso insieme a Guardia Grele. Ma lui sa benissimo che la Juve ha sempre vinto. Non, guarda, a volte non mi so spiegare, non sappiamo spiegarci perché questi giocatori che sono tutti parte di un sistema calcio Italia, perché devono rilasciare queste dichiarazioni. Lui ha fatto parte della Juve, forse è ancora scottato che Buffon è stato scelto invece di De Santis, perché si parlava o De Santis o Buffon, sì, se ricordate, sì, non lo so. Poi andò a Udine. Dico solo che, guarda, di quel sistema Juve forse lui voleva intendere che la Juve ha costruito il suo stadio e sono già i primi 2 punti in bacheca prima che scendano in campo. Cioè, al riscaldamento, quando la Juve scende in campo, il riscaldamento ha già vinto la partita, ma lo dicono gli altri allenatori, perché gli occhi di tigre che si vedono nei giocatori italiani, le altre squadre non ce l'hanno. Quindi ad ognuno il ciclo suo, l'Inter lo ha avuto, il Milan agli alti e bassi, però è sempre lì pronta per rifare la squadra. Il Napoli sta facendo una bellissima squadra, però mi sembra che abbia sbagliato qualcosa. Patrizio, un altro tuo corregionale voleva aggiungere qualcosa. Sì, Antonio Conte, io penso, sono d'accordo sicuramente sull'analisi di prima, ha un breviario quotidiano, cioè nel senso con una dottrina calcistica davvero vasta. Perché quello che predilige naturalmente è una disciplina profonda, una continua presenza e motivazioni feroci. Sì. Devo dire che ieri la partita è stato un tavolo tattico davvero imbandito. Abbiamo assistito a una pressione complessiva di una squadra su un'altra. Queste sono cose che si vedono raramente. E devo dire che la Roma, insomma, è anche un miracolo tattico stilistico, perché sul piano del ritmo ha avuto la stessa intensità dei bianconeri, cosa difficilissima questa, perché i bianconeri sono davvero un'invincibile armata. Sì. Io vi dico, poi rifaremo qualche calcolo più in là, però la Roma non mollerà, non è una squadra che può stare 9 punti dalla prima, vedrete che la Roma è una squadra che finirà seconda, io spero, perché la Juve spero che vinca. certo, da buon tifoso. Però credetemi, io ho visto le partite, tutte le partite della Roma quando non giocava in contemporanea con la Juve, però è una squadra quadrata, è una squadra che non prende gol, è una squadra che ha quello Strutman, come vogliamo pronunciarlo, che ha dopo Pirlo è il miglior centrocampista italiano, ecco, che milita in Italia. Io sì. Dico, cioè, la Roma ha un allenatore che è bravissimo e non si fa trasportare dalle polemiche italiane, tira dritto, non guarda a destra o a sinistra. Quindi io dico che la Roma è lì e farà un grandissimo campionato. Oggi Tutto Sport, il quotidiano di Torino, prendendo anche spunto dal grave infortunio di Rossi, di cui parleremo subito dopo il prossimo set di pubblicità, e voglio avvisare l'amico Vitale che è al telefono di pazientare ancora qualche secondo, dicevo, Tutto Sport parla addirittura di uno scambio Quadrado Quagliarella. Non è felice Maurizio di no, questo? No, ma non è fantacalcio, secondo me. È fantacalcio. Okay. Io penso che la Fiorentina non farà partire Quadrado, in special modo adesso che Rossi ha avuto questo infortunio. Sì. Però sai, forse i giornalisti di parte ci provano,
di questa. Beh, è un titolo suggestivo, Quagliarella per Quagliarella è quasi un ingombro per la Juve. Se arriva Quadrato, è la ciliegina sulla torta. E così faremo la quadratura del cerchio. Maurizio, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere, signor Fausto, buonasera. Buonasera, allora, Maurizio. La Juventus deve essere concentrata sempre per tutti i 90 minuti, perché una volta 20 minuti a Firenze ha preso 4 gol. No, poi la partita di Champions League, che gli bastava il pareggio e non era evidentemente concentrata al 100%, sono riusciti a uscire con quel gol di Sneijder. Volevo sapere se era d'accordo con me. No, l'analisi è giusta, ma infatti l'allenatore glielo ricorda alla squadra. Esatto, sì. Ogni partita, ogni dopo prima partita, che questa non è una partita facile. Noi vinciamo 3-0, però dobbiamo ancora andare là a difenderci e via tutte le altre partite. Sì. Ma perché questo? Perché nel calcio italiano poi, se noi andiamo a vedere, c'è il Chievo che può mettere in difficoltà qualsiasi altra squadra. Sì. C'è l'Udinese che può mettere in difficoltà la prima della classifica e via tutte le altre. Non è come il campionato spagnolo, portoghese, che esistono 3 squadre e poi il resto nella mediocrità totale. Sì. Noi in Italia abbiamo valori tecnici abbastanza elevati in tutte le squadre. Quindi, e questo Conte lo sa, perché non solo ha giocato, non solo che ha vissuto questa realtà, ma sa che le altre squadre sono lì per colpire ad ogni momento. Fausto, resta lì, andiamo alla pubblicità, poi parleremo di quanto accaduto in Fiorentina a Livorno, soprattutto il grave infortunio di Rossi. Patrizio avrà tutte le informazioni. Andiamo in pubblicità e poi, anzi, prima di andare in pubblicità, fammi dire, per quanti sono in macchina, stanno guidando, magari stanno rientrando a casa, che a parte il clima rigido non ci sono grossi problemi sulle strade di Toronto. Il volume di traffico è comunque intenso, a parte il piccolo problema sull'autostrada 400 in direzione nord all'altezza di Finch Avenue. C'era stato sulla rampa d'accesso della 400 all'altezza di Finch Avenue. A parte questo, tutto prosegue bene. Pubblicità. Auguri e prospero anno nuovo sono portati a voi dagli sponsor di Soccer City Show. Active Green & Ross per i migliori pneumatici invernali e non solo, di Ralph Chiodo. Oltre 70 centri in Ontario al vostro servizio. Peel Chrysler. Where nobody beats a deal from Peel, al 212 Lakeshore West, il concessionario che offre i migliori modelli della Fiat 500 al miglior prezzo. Luna. Labor International Union of North America, distretto provinciale dell'Ontario, con i sindacati 183 e 506. Market Lane Shopping Center, nel cuore di Woodbridge, al 140 di Woodbridge Avenue. Centinaia di negozi per celebrare le feste nel modo migliore. Ristoranti, supermercati, farmacie, saloni di bellezza e negozi di abbigliamento, cliniche mediche e veterinarie. Rustic Bakery, la panetteria pasticceria della comunità, al 318 di Rustic tra Kiel e Calford, a sud della 401, pane fresco, paste e torte, salumeria e tavola calda, servizio catering e cestini regalo per Natale, 416-245-1919. Madison Event Center, la nuova sala banchetti a Pine Valley Estill di Jim Raso e Giovanni Badalamenti, che vi invita al grande veglione di Capodanno con il famoso imitatore del grande Renato Zero. Daniele Sinasce, 905-264-8080. DF Landscaping di Davide Flammia, per la rimozione della neve durante i mesi invernali. Chiamate David al 416-243-8703 per il vostro business o la vostra casa. Cataldi Fresh Market, con due sedi a Market Lane e su Kill Street, a Maple Leaf. Super special ogni settimana e servizio catering. Napa Valley Wines, mosto fresco di prima qualità dalla California, e per le imminenti feste confezioni in regalo che vi garantiranno una bella figura. 18 in Grand Drive, 416-248-5248. Interclub Peppino Prisco, il più numeroso club di tifosi interisti al di fuori dall'Italia. Chiamate per iscrivervi al 416-771-7546, con sede, per godervi le partite dei neroazzurri al 140 di Woodbridge Avenue.
Rieccoci in trasmissione. Allora, Peppino Rossi, Pepito Rossi, no, mi accuso. Comunque sì. Si chiama Giuseppe, eh? Sì, va bene anche Peppino. Andiamo tranquilli. Giuseppe Rossi rischia di finire la stagione anticipatamente. Quali sono le ultimissime notizie? Sì, lesione al legamento collaterale, non al crociato, per fortuna. Quindi, e questo è il responso della visita alla quale si è sottoposto l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale, Giuseppe Rossi. Dopo l'infortunio rimediato ieri contro il Livorno, come sapete, a causa del brutale fallo di Rinaudo, sì. Scongiurato un nuovo intervento chirurgico, per fortuna l'attaccante resta in dubbio per il prossimo mondiale, purtroppo forse potrà tornare in campo per fine aprile. Allora, oltre a Fausto abbiamo in linea Luca Vitale, grande tifoso e portavoce per certi versi qui a Soccer City della Fiorentina. Luca, buongiorno a tutti. Una brutta giornata, no? Nonostante i tre punti, una brutta giornata. Sì, che cosa vogliamo fare? Io stamane ho scritto su Soccer City, si può tornare indietro, baratterei la vittoria di ieri con vedere Giuseppe Rossi in campo ancora. Che vogliamo dire? La sfortuna. Ora, chiaramente, come ha detto Patrizio, non facciamoci subito la testa, perché l'infortunio ieri sembrava molto più grave di quello che invece sono state le notizie stamane. Ecco, però io volevo fare a te e anche a Maurizio, che forse più di Patrizio tifoso del Viola, io ho avuto la nettissima sensazione che Rinaudo, facendo questo fallo a centrocampo del tutto ingiustificato, ci abbia messo un goccio di cattiveria, non si sia comportato molto sportivamente, sei d'accordo? Sono d'accordo, soprattutto per quello che è successo dopo, che si è messo a urlare e litigare con l'arbitro e con gli altri giocatori della Fiorentina invece che andare a chiedere scusa a Giuseppe Rossi, e quella è stata forse la cosa più brutta della domenica. Insomma, il fallo era un fallo di gioco. Io stamane ne ho parlato un po' anche con Maurizio in privato, sì. Stamattina, sì. Consultandoci, ho visto che comunque il fallo da dietro era brutto, però lui non ha dato un calcio o ha colpito il ginocchio di Giuseppe Rossi, lui ha col suo ginocchio ha impattato la coscia da dietro di Giuseppe Rossi, che cadendo ha messo male la gamba e il ginocchio è girato. Era un brutto fallo, soprattutto perché girano voci che dicono che lui aveva già annunciato che lo fermerò io, lo fermerò io, lo fermerò io. Ecco, io volevo proporre, se il nostro tecnico Alessandro mi segue, la dichiarazione di Rinaudo, il difensore del Livorno, dopo il fallo, e anche perché non è andato a chiedere scusa al giocatore. Sentiamolo e poi sentiamo anche Fausto e Maurizio. Anche io ho passato dei momenti, degli anni durissimi, dove ho subito tre interventi, ma la cosa che posso dire è che non è assolutamente un fallo per far male, cioè quella è una cosa che mi viene non per giustificarmi, ma è la pura verità, cioè se si rivede dalle immagini è un fallo normalissimo che comunque alla fine magari causato a Giuseppe Rossi, che ha avuto dei problemi, allora ha scatenato questi problemi. Però io con la massima sincerità, ma proprio con la massima lealtà, mi sento dire che ho fatto un fallo, sì che era fallo, ma non un fallo da far male. È vero, stavo salendo anche le scale, se eravate là dentro vedevate quanta gente mi ha aggredito, e quindi immaginate anche se potevo chiedere scusa o meno. Quindi questo è stato uno dei motivi perché non ho chiesto scusa, perché ero impedita ad andare negli spogliatoi e mi sono sentito aggredito, e quindi praticamente non ho avuto modo. In questi giorni cercherò di provvedere e chiedere scusa, perché veramente col cuore non ho fatto un fallo per far male, cioè la verità è quella, basta. Sentiamo la voce di un indipendente, lo metto tra virgolette, Fausto Di Bernardino. Secondo te, allora, è da accettare queste giustificazioni? Per rassicurare l'amico fiorentino che è in linea, un infortunio del genere, io mi auguro che non più di 45 giorni Rossi possa rientrare in gruppo. 45 significa cure, andiamo a fine febbraio o marzo. Giorno, cioè, sì. Il mondiale non è a rischio per Rossi, questo è sicuro. Cioè ieri lo davano per fuori fino al mondiale, ma visto il rapporto medico che è arrivato oggi, io penso che Rossi rientri dopo 45 giorni. Però l'analisi di Maurizio mi è piaciuta molto sulla Juve, però vorrei rifarmi sulla Fiorentina, visto che stiamo parlando della Fiorentina. Cioè, no, è perché la Fiorentina ha una squadra che secondo me, come assetto tecnico e come anche squadra di gruppo, è dopo la Roma, o se no al livello della Roma.
però ha un piccolo problema, e questo poi vedremo, sai, i tifosi parliamo sempre diciamo a vanvera, ne diciamo di tutti i colori finché ci azzecchiamo, però a me sembra che Montella sia un allenatore troppo soft, perché se voi a livello caratteriale sì, se non so se